Eder. Mech. Pallister. Rolando Di Gregorio, 56 anni, originario di Roseto, è stato fermato a Cuba con l'accusa di omicidio in seguito alla morte di Francesco Sciamarella, 76 anni. Un imprenditore di Paola residente a Cuba per motivi personali ed affari. La tragedia si è consumata la sera del 1 marzo a Las Tunas, nell'est della nazione caraibica, dove Sciamarella è stato trovato a terra, esanime, a causa di una ferita mortale alla testa. L'autopsia ha confermato che la causa del decesso è stata un colpo ricevuto alla testa con un oggetto contundente. La polizia cubana ha avviato immediatamente le indagini, che hanno portato al fermo di Di Gregorio poche ore dopo il ritrovamento del corpo. La vicenda è attualmente sotto l'attenta osservazione della Farnesina e dell'ambasciata italiana a L'Avana, che stanno fornendo assistenza ai familiari della vittima per il rimpatrio della salma e la ricerca di assistenza legale a Cuba. Di Gregorio, noto a Roseto per la sua attività di falegname e per aver lavorato a Cuba in altre isole caraibiche per oltre 20 anni, si trovava a Las Tunas per lavoro. Secondo quanto riportato da amici e conoscenti, la lite tra Di Gregorio e Sciamarella sarebbe scaturita da una richiesta di restituzione di un prestito di $500, che avrebbe portato a uno scontro fisico culminato tragicamente nella morte di Sciamarella. Nonostante l'accusa di omicidio, in molti a Roseto difendono Di Gregorio, considerando l'accaduto una tragica fatalità piuttosto che un omicidio intenzionale. Di Gregorio, che ha subito lesioni durante l'evento, necessitando di cure mediche, ha dichiarato di essere innocente e sta cercando assistenza legale per difendersi dalle accuse e per poter eventualmente fare ritorno in Italia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.